Narrami, o musa, cantami, o diva, dell'uomo di multiforme ingegno che molto errò. La storia che vi stiamo per raccontare è la storia di una squadra che sembrava non aver possibilità di primeggiare, ma che alla mancanza di risorse tecniche seppe rispondere con scaltrezza e intelligenza, con multiforme ingegno, fino a sfidare gli dèi. Questo è GOAT, the greatest of all times. I campioni, le squadre, le partite, le rivalità che hanno fatto la storia del calcio. E questa è la storia della Grecia a Euro 2004. Il 2004 fu un anno molto particolare per il mondo del calcio, tanto che molti lo chiamarono The Year of the Underdog, l'anno delle sorprese. A febbraio la Tunisia aveva vinto la sua unica Coppa d'Africa. In Liga si era imposto il Valencia e in Bundesliga il Werder Brema, al suo primo titolo in 11 anni. E che dire della Champions League di quell'anno? Il Deportivo La Coruña elimina una dopo l'altra la Juventus e i campioni in carica del Milan, rimontando contro i rossoneri un passivo di 3 reti per raggiungere le semifinali. Ma soprattutto il Porto di José Mourinho, dopo aver eliminato il Manchester United agli ottavi e il Lione ai quarti di finale, supera di misura il Deportivo e va a vincere nettamente la finale contro la AS Monaco, 3-0. Dopo quell'impresa molti pensano che sarà l'anno del Portogallo. Dopotutto i lusitani sono stati scelti per ospitare quell'europeo e hanno una squadra di valore indubbio. L'allenatore è il brasiliano Luis Felipe Scolari, e il Porto, campione d'Europa, porta in dote giocatori come Deco e Costinha. Ma la squadra è anche piena di vecchi volponi, come un certo Manuel Rui Costa, in forza al Milan, o Fernando Couto, che allora vestiva ancora i colori della Lazio. E il fatto che sulla schiena di Luis Figo ci sia il numero 7, significa che un ragazzo di 19 anni, che già sta facendo magie con la maglia del Manchester United, deve aggiungere un 1 di fronte a quel numero, che insieme alle sue iniziali, in futuro, formerà il suo marchio di fabbrica. Perché quell'europeo è il primo torneo internazionale disputato con la nazionale maggiore portoghese da Cristiano Ronaldo, che quell'anno, sulla schiena, porta il numero 17. Il 2004, però, l'abbiamo già detto, non porta fortuna alle favorite. È l'anno dell'underdog. È l'anno in cui, più ancora che quello di Cristiano Ronaldo, risuonerà il nome di uno dei giocatori campioni di Germania con il Werder Brema. È un attaccante di 1,91 m che viene dal nord della Grecia e che il Werder Brema ha prelevato dall'Aris di Salonicco. Il suo nome è Angelos Haristeas. E la partita con cui si apre l'edizione 2004 di quell'europeo, raccontata nel podcast della redazione italiana di OneFootball Eurotrip, è proprio quella tra Portogallo e Grecia all'Estadio do Dragão di Porto. Il girone dovrebbe essere piuttosto scontato. Portogallo e Spagna favorite, Grecia e Russia a far la loro comparsata. E mentre negli altri gironi si aspetta la sfilata trionfale di campioni come Rooney, Zidane o Cassano, c'è una squadra apparentemente senza speranze che sta per sovvertire ogni pronostico. L'esperienza internazionale della Grecia nel 2004 è risicatissima. All'Europeo del 1980 sono riusciti a portare a casa a malapena un punto, con un pareggio a reti bianche contro la Germania Ovest. E non è andata meglio al Mondiale del 1994, con 3 sonore sconfitte senza segnare nemmeno un gol contro Argentina, Bulgaria e Nigeria. Insomma, per la Grecia, in un grande torneo estivo, non è mai arrivata nemmeno una vittoria. Eppure, in quella sera di giugno, accade l'impensabile. E bastano appena 6 minuti per rendersi conto che sta succedendo qualcosa di speciale. Il tutto nasce da un errore di Paulo Ferreira, uno dei protagonisti del trionfo continentale del Porto. La palla viene recuperata da Georgios Karagounis, allora centrocampista dell'Inter, e la sua fucilata da fuori area si infila in rete a fil di palo. È 1-0. Il raddoppio arriva in avvio di ripresa, quando Cristiano Ronaldo abbatte Giurgas Seitaridis in area e Dangelos Basinas si incarica del rigore. A nulla varrà il gol di testa di CR17 nel tempo di recupero. La gara termina 2-1 ed è la prima vittoria ellenica nella fase finale di un grande torneo internazionale. Forse il mondo ha fatto male a sottovalutare quella Grecia. E chi sicuramente dovrebbe aver già imparato la lezione è la Spagna, che ha già affrontato gli ellenici 2 volte nel girone di qualificazione.
Se nella prima gara ad Atene, 2 anni prima, gli spagnoli avevano trionfato 2-0, a Saragozza era stata la Grecia a vincere la gara. E alla fine del girone, la nazionale ellenica aveva trionfato per 1 punto, qualificandosi direttamente all'Europeo e costringendo la Spagna a passare attraverso un playoff contro la Norvegia. La Spagna è capitanata da un certo Raúl e ha giocatori come Cañizares, Capdevila, Puyol, Helguera, Morientes, ma anche i giovani Xavi Alonso e Fernando Torres. Ma ha imparato la lezione, tanto che il tecnico spagnolo Saez decide di non diramare anticipatamente la sua formazione. Sa che i greci sono abituati ad adattarsi al gioco dei loro avversari e non vuole dar loro riferimenti. È Morientes, finalista in Champions con il Monaco, a portare gli iberici in vantaggio, ma Aristeas pareggia i conti. E pazienza se l'obiettivo sembrava essere poter vincere anche solo una partita. E pazienza se nell'ultima gara la Grecia perde contro la Russia. La squadra ellenica passa il turno e diventa ufficialmente un vascello pirata. Piratico, come la chiameranno in patria. Pronto a saccheggiare il torneo. Se uno degli eroi epici di quella nazionale è un greco di Germania, Angelos Aristeas, il vero grande eroe, l'Ulisse di questa storia, è un tedesco di Grecia. Si chiama Otto Rehagel, ma è un nome che ai più dice poco. Non in Germania, perché in Bundesliga lui è un'istituzione. È l'unico uomo, insieme al leggendario Jupp Heynckes, ad aver partecipato a più di 1000 partite di Bundesliga come giocatore o allenatore. Difensore coriaceo, aveva vestito le maglie di Hertha Berlino e Kaiserslautern tra gli anni 60 e gli anni 70 e l'approccio difensivo senza compromessi l'aveva portato con sé anche da allenatore. Non da subito però. Nel 1978 sta allenando il Borussia Dortmund e la sua squadra prende un'imbarcata storica. 12-0 contro il Borussia Mönchengladbach, la peggiore sconfitta nella storia della Bundesliga. La stampa gli inventa subito un nomignolo. Otto Thor Hagel. Dall'unione di Thor, la parola tedesca che indica il gol, e Hagel, grandinata. La sua storia però cambia 3 anni più tardi, quando viene assunto dal Werder Brema, una panchina dove trascorrerà 15 anni, trasformando la società da una cenerentola a una squadra capace di dire la sua in Europa. Anche a Brema però la stampa non sarà tenera nei suoi confronti, coniando per lui altri nomignoli. Otto secondo, il viceammiraglio. Per i troppi secondi posti, per le troppe finali perse. Lui zittisce tutti. Vince 2 volte la Bundesliga, vince 2 volte la Coppa della DFB e il suo Werder trionfa anche in Coppa delle Coppe, nel 1992 a Lisbona, sempre mantenendo una difesa accortissima. Fisicità, controllo aereo, dominio senza compromessi dell'area, impiegando se possibile anche un libero. In Germania la chiameranno controllierte offensive, offensiva controllata. Si può andare avanti solo coprendosi bene dietro. Arriverà anche la panchina del Bayern Monaco, ma si capisce subito che Rehagel e i bavaresi non sono fatti l'uno per gli altri. Così lui prende in mano il Kaiserslautern appena retrocesso, lo riporta in massima divisione e l'anno successivo diventa il primo e finora unico allenatore ad aver vinto un titolo di Bundesliga con una squadra neopromossa. Quando nel 2001 approda sulla panchina della Grecia però ormai è vecchio, è reduce dall'esonero da parte del Kaiserslautern e, secondo gran parte dei commentatori tedeschi, è un allenatore non più adatto al calcio moderno, con idee troppo antiquate e una mentalità troppo difensiva. Un bollito, insomma. Pazienza. Perché se i nomignoli inventati per lui in Germania sono 8 grandinata di gol o 8 secondo il viceammiraglio, in Grecia lo chiameranno Rehakles, l'anagramma di Eracles, Ercole. La sua prima mossa nel 2001 è di fare ordine e pulizia e fa piazza pulita delle 1000 ingerenze da parte di club e stampa sulla gestione della squadra nazionale. In un suo scritto per Crampi Sportivi, l'esperto di calcio greco Simone Pierotti spiega che introduce un regolamento quasi da caserma, dicendo: i greci hanno inventato la democrazia, io la dittatura democratica. Pian piano però inizia a fare breccia nel cuore dei giocatori. Li convince a dimenticare le ataviche inimicizie tra i clan legati ai club di provenienza e a unirsi tutti sotto un'unica bandiera. E li convince che l'obiettivo di qualificarsi all'europeo non serve per ottenere un premio in denaro da parte della federazione, ma per poter vivere un'esperienza unica
e indimenticabile. Quando nel 2004 Re Hagel prende di sorpresa tutta Europa, a chi lo critica per il suo stile di gioco difensivo e fuori dal tempo, lui fa notare che si deve adattare al materiale umano che ha a propria disposizione. Così non si preoccupa del fatto che sia scattato un nuovo millennio e schiera Trajanos Dellas come libero, adattando poi la sua squadra alla perfezione a ciascun avversario. Ai quarti c'è la Francia campione in carica, ma la difesa greca eclissa il talento di Zidane e il vascello pirata si impone per 1-0 con un gol di Haristeas su assist di Zagorakis. In semifinale c'è la Repubblica Ceca, una squadra che fin lì ha dimostrato un talento offensivo pazzesco, mettendo a ferro e fuoco le difese di Lettonia, Olanda, Germania e Danimarca, grazie ai gol di Milan Baroš e ai talenti di Pavel Nedved e Tomáš Rosický. Proprio quest'ultimo è il giocatore che fa più paura ai greci, facendo tremare la traversa, mentre Nedved è costretto a lasciare il campo per infortunio dopo mezz'ora di gioco. La Grecia resiste, la gara va ai supplementari, con la regola del silver goal. Se una squadra conclude il primo supplementare in vantaggio, la partita è finita. E così, a meno di 30 secondi dalla fine del primo quarto d'ora supplementare, è un colpo di testa di Trajanos Dellas a trafiggere la Repubblica Ceca, che già 8 anni prima era stata la prima vittima del Golden Goal. È finale, a Lisbona, dove nel 1992 Re Hagel aveva sollevato la Coppa delle Coppe con il suo Werder Bremen. Contro il Portogallo, lo stesso avversario della gara d'esordio. Manca Karagounis, squalificato. Lo sostituisce Katsouranis. Difesa a uomo, Dellas libero, i talenti portoghesi braccati dal centrocampo greco. Il Portogallo di Felipe Scolari, ricorda Pierotti, tirerà 5 volte nello specchio della porta. Ma l'unico corpo a gonfiare la rete difesa da Nikopolidis sarà quello di un invasore di campo sceso sul terreno di gioco per gettare addosso a Luis Figo la bandiera del Barcellona e rinfacciargli il tradimento della squadra catalana per il Real Madrid. Mentre al 57esimo minuto sarà Angelos Haristeas, il greco di Germania, a volare in area su un calcio d'angolo battuto da Basinas e timbrare in rete il gol decisivo della finale. Quella Grecia, a cui nessuno avrebbe dato un centesimo prima del calcio d'inizio della competizione, solleva il trofeo dedicato a Henri Delaunay, strappandolo letteralmente dalle mani di Eusebio. La leggenda portoghese d'origini mozambicane, scelta dalla Federcalcio Lusitana per consegnare la coppa in mano al capitano della squadra vincente. Re Hagel, l'uomo multiforme e scaltro, l'Ulisse della nostra storia, ha portato la nave pirata a Itaca. Ma Itaca non c'è. Se qualcuno, sull'onda di quel trionfo, vorrebbe Re Hagel sulla panchina della nazionale tedesca, beh, lui non ci sta e preferisce rimanere in Grecia, senza però riuscire a replicare l'impresa del 2004. E nemmeno la nazionale ellenica riuscirà a costruire su quel successo così incredibile. Con il calcio del paese in continuo declino, è la nazionale che farà qualche altra comparsata in qualche torneo internazionale. Popolo di mare. Popolo che forse, come Ulisse, ha la certezza di Itaca, preferisce continuare a navigare.